Ciao ragazzi, Master MX 2021. Partiamo dalla categoria più piccola, la classe 125. Siamo ad Armeno e qui con noi ci sono 5 bellezze. Noi siamo pronti a smanettare, andiamo a vedere come vanno. La portabandiera della scuola europea è senza ombra di dubbio lei, l'arancione KTM 125 SX, che grazie alla frizione idraulica, le forche ad aria e il telaio monotrave in acciaio parte da un'ottima base. KTM non ha mai smesso di sviluppare tutte le moto della sua gamma, anche alle due tempi, e così la 125 SX può vantare oggi il propulsore più recente della categoria, leggero, compatto e con una ottima spinta ai bassi. Il pacchetto sospensione VP riceve gli ultimissimi aggiornamenti, con steli, forcelle e cartucce più corti di 10 mm e valvole idrauliche centrale. Confermati i freni Brembo, che sono potenti e modulabili allo stesso tempo, mentre per l'ergonomia, solita ergonomia comodissima, che la prende appunto dalle sorelle maggiori. Yamaha YZ 125 è una moto un po' più antiquata per quello che riguarda il progetto della moto, ma in realtà non bisogna mai sottovalutarla perché, come ci ha dimostrato più volte, è una moto super competitiva. Il motore, telaio e plastiche sono rimaste più o meno quelli di 20 anni fa. In Giappone hanno allineato la YZ 125 alle più recenti YZF in termini di sospensione e freni, esaltandone la guidabilità eccelsa. Il motore col carburatore Mikuni e la valvola allo scarico punta più sulla regolarità che sulla potenza, ma il pacchetto formato dal telaio semiperimetrale in alluminio e dalle sospensioni Kayaba non teme alcun rivale. Ok Simo, il progetto non è dei più moderni, però diciamo sotto il lato ciclistica so che puoi dire la sua. Secondo me vedrai che sarà là davanti per la ciclistica. Un'altra news nella categoria minore, stiamo parlando della Gas Gas MC 125. È arrivato un po' di rosso a colorare l'arancione, andiamo a scoprire nei dettagli. Anche qui partiamo da una base collaudata, in questo caso la KTM 125 SX, solo che la rivisitazione è fatta da KTM stessa, che ha acquistato il marchio Gas Gas per rilanciarlo. La MC 125 sfoggia quindi lo stesso telaio monotrave, motore con alberi centralizzati, forcella d'aria X-Act da 48 mm e mono VP con link. Sempre Brembo si prende cura di freni e della frizione con la molla a tazza, ma il carburatore Mikuni ha una taratura dedicata. Va bene Edo, rosso è rosso, questo è innegabile, a meno che tu sia daltonico, però posso dirti che in realtà le plastiche sono differenti, nel senso che l'ergonomia quindi è tutta nuova e anche la risposta alle gas ci assicurano di avere una calibrazione differente. Andiamo a vedere come va. Se si parla di colore, qua beh, il bianco è predominante. In realtà sappiamo già che la base è anche per lei la stessa, ovvero KTM. Stiamo parlando del KTM Group, dove c'è dentro Husqvarna, KTM e Gas Gas. Ma in realtà, l'abbiamo già provata a guidare più volte, si guida completamente differente. Scopriamo com'è fatta. Come detto, la base tecnica è comune a tutte le moto di Matti Goffen. Motore ultra compatto e potentissimo, telaio monotrave in tubi d'acciaio, pacchetto sospensione VP e freni Brembo. La svedesina ha, oltre alla linea minimalista, l'esclusiva del telaietto Regiselli in composito e l'idraulica frizione by Magura. Oltre ai nuovi colori per il 2021 arrivano una forcella sempre X-Act AR ma con steli più corti e idraulica aggiornata e nuove tenute a basso attrito per il link. Sì Simo, ti confermo che si guida in modo diverso, ma andiamo a vedere dove si posiziona. Fantic XX 125, una delle più grandi novità per quello che riguarda la categoria 125. Lei l'abbiamo già provata in realtà, trovate il link qua sopra per rivedere la clip e che dire su di lei, a noi era già piaciuto, ma scopriamo com'è fatta. Fresca del titolo MX 125, parte dalla collaudata base della Yamaha YZ 125 e punta ad esaltarne le caratteristiche migliori. Per ora cambia poco, ma nei prossimi anni si attendono numerosi upgrade sviluppati in Veneto. Ma già ora la XX 125 può contare sul telaio perimetrale in alluminio, una garanzia per feeling e maneggevolezza, e sul motore con carburatore Mikuni e valvola YPVS, governato già ora da logiche sviluppate dall'R&D di Fanti. Le sospensioni sono le giapponesi Kayaba, forcella AOS 48 mm e mono con link. Sono invece made in Italy le bellissime ed ergonomiche plastiche. Simo, come abbiamo detto prima, sappiamo che Yamaha parte da un'ottima base, soprattutto per la ciclistica. Fantic parte da questa ottima ciclistica, ma sta cercando appunto di migliorare, dare piccoli upgrade per farla funzionare, diciamo, un po' meglio. Secondo me dirà la sua anche questa comparativa. Yeah.
ragazzi sono in pista, iniziano a darci del gas, continuano a divertirci e le prime valutazioni non tardano ad arrivare. Partiamo dalla Yamaha, quindi il progetto un po' più antiquato, un po' più che ormai conosciamo meglio perché abbiamo fatto tante prove, tante comparative con lei presente, e che dire, la moto è sempre sincera, maneggevole, ci sali sopra e ti senti subito, subito a casa. È per quanto riguarda il motore che invece ha qualche pecca rispetto soprattutto alle competitor austriache, ovvero KTM, Husqvarna e GasGas. La Yamaha funziona bene, è una bellissima erogazione, questo da sempre, però ha un po' più di difficoltà ad allungare in alto, soprattutto il cambio marcia, lo richiede molto molto spesso. La ciclistica, come abbiamo già detto, è ottimale. La componentistica anche è ottima, di primissima qualità. Abbiamo le forche Kayaba, abbiamo il mono Kayaba, abbiamo una frizione che rimane a cavo, però funziona sempre sempre bene. Qualche difetto per quello che riguarda Yamaha sicuramente è l'ergonomia, che rispetto alle rivali, soprattutto austriache, sono molto più raccordate, sono molto più snelli e i passaggi quando andiamo in staccata, quando avanziamo o quando arretriamo sono molto più semplici. Rispetto alla Fantic invece, che nasce un po' sulla sua base, nasce su quello che è il lavoro già svolto su Yamaha, troviamo l'allungo, il motore, che sviluppa molto di più, come se la calibrazione del motore stesso, come se l'erogazione, come se la carburazione fosse molto più curata nel dettaglio. Questo ti aiuta moltissimo in curva, quando siamo negli appoggioni dobbiamo uscire e attaccarci al gas, con un tocco di frizione veniamo fuori molto di più, lo sprint è molto più forte rispetto alla Yamaha. Quindi la nuova XX 125, la Fantic, si propone già con un ottimo pacchetto di base e si mette subito subito a suo agio. L'erogazione del motore, come abbiamo detto, funziona veramente bene. La ciclistica è quella che già conosciamo su Yamaha. Quindi che partenza, ragazzi. Vediamo come si posiziona anche l'anno prossimo, dopo che quest'anno ha già vinto il titolo europeo, per quello che riguardano le gare. Passiamo quindi a quelle che sono un po' le regine di categoria, quelle che sono un po' il riferimento, le competitor, ovvero le tre austriache. Stiamo parlando della Arancione, la Bianca e la GasGas. La nuova arrivata, la Rossa, c'è anche lei. Sono tutte e tre, fanno parte della KTM Group. Partendo da quella che è stata la prima nascita, quindi la KTM, la troviamo un po' più frizzante, un po' più pronta, ed è quella che allunga più di tutte. La Husqvarna è quella più facile da utilizzare. Per un neofita è la moto perfetta, in quanto in realtà l'erogazione è la più precisa di tutte. Il tocco di frizione, la moto viene fuori e non hai quel buco classico del 125. Però allunga un filino meno, devi cambiare un po' più di continuo. Mentre la GasGas, la Rossa, arriva e mette in accordo le due moto, ovvero è un ottimo compromesso a metà tra la KTM e tra lo Husqvarna. Funziona davvero davvero bene, a noi è piaciuto, l'ergonomia è la migliore perché ha questi radiatori tutti rivisti e ti sposti quando sei sopra veramente veramente bene. Queste sono le prime sensazioni di guida, quello che sta emergendo adesso, però il test continuano, i ragazzi continuano a smanettarci, ora ci torno anch'io e vediamo come vanno a finire. In fine giornata vi diremo esattamente come vanno le moto, per filo e per segno. Restate con noi. Ok ragazzi, ci siamo, la giornata è finita, ci siamo divertiti come non mai, la pista qua era uno spettacolo, almeno era fresata con i 125, guardate, veramente veramente uno spettacolo. Infatti noi vorremmo anche tornare a girarci, ma dobbiamo anche raccontarvi come vanno le moto. Quindi partiamo subito in ordine numerico e vediamo la Fantic XX 125 guidata da Eugenio. Com'è andata la moto? Raccontici qualcosa, come va, come ti sembra? Come motore in basso manca tanto e sembra quasi che si spegne delle volte, però in alto tira tantissimo, molto forte in alto. Come freni fanno paura, sono molto spugnosi, quindi puoi regolarti bene. E come guida spettacolare, non sono mai divertito così tanto. Quindi partiamo da una base tecnica che in realtà conosciamo già, la Yamaha. Ciclisticamente tu come ti trovi? Cioè quando sei saltato sopra ti sei sentito a casa? Hai più difficoltà appena sulla moto, il primo feeling? Sì, anche se non la uso, cioè non uso queste moto qua. Sì. Appena sono saltato su, forse due giri e andavo già
come vado sempre. Bene, pacchetto e sospensioni, sai dirmi qualcosa? Sospensione bene, nelle buche stava molto controllata. Davanti forse scivolava un po' delle volte, però maggior parte delle volte sentivo molto in controllo. Ok, quindi diciamo è la nuova arrivata del gruppo, ma si inserisce molto bene in quello che è il pacchetto dedicato alle 125. Per noi è super promossa. Passiamo alla numero 12. Quindi abbiamo la Gas Gas MC 125 guidata dal buon Edo, che ci racconta qualcosa di questa motoretta. Sì, dai, mi sono trovato molto bene, l'ergonomia molto bella, devo dire molto simile a Husky K, giustamente. Questo è importante, è un dato importante perché nella realtà è una delle cose che più cambia rispetto alle altre due, e se subito mi hai detto che ti sei trovato bene, questa è tanta roba. Sì, sì, il feeling iniziale è davvero ottimo, ti senti subito a casa. Belle anche le sospensioni, dai, sono abbastanza morbide, però sostengono, in staccata quando riesci in fondo al retinio lungo comunque sostiene, riesci ad andare forte a fare la sponda. E che dire, freni, devo dire ottimi, mi sono trovato bene. Anche la frizione, dai, l'ho trovata abbastanza bene, a retto. Va bene, e il motore invece, la risposta del gas, l'erogazione? Il motore ho trovato una piccola differenza rispetto a loro, sì. Secondo me è un po' meno cattiva. Un po' più tranquilla, risposta del gas è un po' più facilino, dai. Ti aiuta, forse ti aiuta anche un po' di più, non da strappi. Ok, abbiamo quindi qua subito i due nuovi arrivi, le più fresche, che sono entrate nella categoria 125 e sono entrambi promosse, corretto? Assolutamente. Siete d'accordo con me? Bene, arriviamo alla numero 13, dove troviamo Bonnie, che l'ha guidata lui e ci può raccontare come andava questa moto. Sì, dai, dopo un qualche annetto senza sedere su un 125 mi sono divertito, la moto è ben bilanciata. Ha un bel motore, sia sotto che in alto, spinge tantissimo. Forse l'unica pecca è un po' quella del gruppo pacchetto KTM, che è sempre stato un po' il telaio, che sul veloce flette leggermente. Però comunque con queste sospensioni il difetto si sente molto meno. Ok. Moto completa, bella frizione, anche se è differente rispetto alle altre. E niente da dire, test superato. Bene, ottimo. Passiamo alla numero 14, che era guidata da me, cioè in sala io. E che dire, vabbè, lei è un po', secondo me è un po' il riferimento, nel senso, per quello che riguarda lo sviluppo, perché la moto è quella dove si cerca di lavorare sempre un po' di più, e poi sono nate le gemelle, diciamo, le chiamiamole così, e la funziona veramente bene. A mio parere è quella più precisa di motore, nel senso che rispetto a Husqvarna, che forse di erogazione è più lineare, questa però allunga di più e richiede una cambiata un po' più distante, mentre l'Husqvarna mura un po' prima. Quindi direi anche lei, pacchetto sospensioni perfetto, lavora bene, distaccate, in ingresso curva, è veramente ottimale. Che dire, è una gran moto e mi sono divertito un sacco con lei. Passiamo alla numero 15, l'ultima, abbiamo Ricky sulla YZ125 che ci racconta com'è andata. Allora, di sospensioni, a dire la verità, mi sono trovato molto bene, e sia in ingresso di curva, un po' al centro curva, che tendeva molto ad alzarsi e non stava bella lì. E come motore un po' sotto murava, però agli alti mi sono trovato benissimo, e come maneggevolezza, telaio eccetera, veramente bella, bellissima come moto, si guida veramente bene, diciamo. Sì, rimane sempre abbastanza facile. Esatto, lei è esatto. Sempre stata un po' la sua caratteristica, esatto. E Yamaha conferma quindi questa lote. Sì. E per il resto freni molto buoni, e poi per il resto direi basta, mi sono trovato veramente bene, sono contento. Ok, frizione funziona bene anche, sì. Qui non si è allungata, non gonfiava bene. Allora ragazzi, questo è tutto da Armeno, noi vorremmo continuare a smanettare per il fondo qua, veramente lo ripeto, ma è stato veramente una figata. Ci vediamo alla prossima prova, andiamo al Master MX categoria MX2, quindi le 250, e da Armeno con tutti i ragazzi, e un salutone, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao ragazzi.